Storytime, Evoluzione Radio. È una bomba ad orologeria quella che sto per presentare oggi qui a Storytime. Ciao a tutti da Marco Ferraro Speaker, perché? Perché richiama poi il nome di questa azienda, di questa agenzia musicale Time Bomb Music, rappresentata da qui presente in tutta la sua possanza presenza, Alessandro Vigo, che ci spiegherà come nasce un'agenzia musicale come la sua, come si vive soprattutto un'agenzia musicale come la sua e che musica offre per le persone che sono liete di ballare e darci dentro in questo tutto quanto suo intrattenimento. Prima di cominciare però, come sempre, che cosa faccio? Vi invito a visitare le nostre pagine social: Facebook Storytime Official, hashtag Storytime Veneto, Instagram Storytime _ ufficiale, oppure hashtag Evoluzione Radio. Alessandro, ben arrivato a Storytime. Ciao a tutti gli ascoltatori di Storytime. Ciao a te, grazie e benvenuto per essere stato, anzi grazie per aver accettato l'invito per essere qui con noi, Alessandro. Allora, Time Bomb Music, partiamo subito a raffica. Sì. Come ti sentiresti di descrivermi questa tua realtà? Da cosa nasce e qual è stato poi l'episodio eclatante, galeotto, che ti ha detto adesso voglio aprire Time Bomb Music? Beh, allora, partiamo dal presupposto che la musica è una cosa che è sempre stata dentro di me. Sì. Pensa che addirittura fin da piccolo non volevo giocattoli ma strumenti musicali, quindi è sempre stata una, okay, una calamita per me. Certo. E soprattutto avendo sempre suonato, ho fatto per 15 anni il musicista. Sì. E poi ho avuto per 8 anni un'etichetta discografica e da lì mi sono reso conto che il talento non basta. Okay. Cioè, nel momento in cui passi da artista al di là della cattedra, come si suol dire, sì, ti rendi conto che l'1% è il talento, come diceva Einstein, e l'altro 99% è lavoro. Okay. E soprattutto la missione di Time Music è proprio quella di dare questo messaggio che si può vivere di musica, si può fare la musica il proprio lavoro. Sì. Ma ci vogliono le competenze e ci vuole un percorso di crescita che qui subentra la peculiarità di Time Music. Sì, certo, che è legata, certo, il coaching. Ok. Infatti grazie ai miei studi universitari sono formatore e poi ho conosciuto la disciplina del coach. Infatti lì mi sono reso conto quanto è importante fare un lavoro su se stessi, chiaro, per buttare giù i propri paradigmi mentali. Quindi a completamento di quello che dicevi prima, cioè prima eri artista e cerchiamo di coprire le lacune dal punto di vista imprenditoriale. Sì, bravissimo, okay, hai centrato il punto. È proprio un discorso legato proprio al fatto del si può fare. Uh-huh. E diciamo che si vede sempre la musica come qualcosa di aleatorio, come un sogno, come qualcosa, sì, di irraggiungibile. In realtà lo scopo per raggiungere il proprio successo è vederlo come un lavoro, a tutti gli effetti. È un business. Dare valore per ricevere valore. Certo. E il discorso sta proprio in questo, che lo scopo di Time Music è quello di andare a valorizzare l'artista, mm-hmm, okay. E fare in modo che lui poi possa avere anche un ritorno economico da questa cosa. Certo, sotto forma, Alessandro, di quali servizi, di quali approcci? Allora, partiamo sempre dal primo step, che è il coach. Il coaching è l'allenatore che viene dallo sport, ed è un allenatore mentale finalizzato a sapere gestire le proprie dialoghi interiori, fondamentalmente, certo, che ognuno di noi ha. È un sostegno in campo, in questo caso nel campo musicale. Bravissimo. Certo. Okay. Io dico sempre che entro in campo insieme agli artisti. Chiaro. Quello che non fa un'etichetta discografica, io ho avuto per tanti anni un'etichetta discografica, l'artista identifica come l'etichetta discografica come qualcosa che farà tutto lui. In, mm-hmm, realtà no. Certo. Il concetto, l'etichetta discografica ti richiede il materiale per poi dopo andarti a promuovere. Loro si occupano della promozione, certo, nel far conoscere il tuo progetto. Sì. In realtà al giorno d'oggi, con i tutorial, con internet, con tutta l'evoluzione che c'è stata tecnologica, si può far tutto. Ok. Ci vogliono le competenze, bisogna, certo, saper gestire le informazioni, avere un approccio critico, ma soprattutto ad oggi più che mai le competenze fanno da padrone. Il concetto si può far tutto, però fino a un certo punto. Chiaro, chiaro. E se vuoi far tutto devi essere prima di tutto un imprenditore. Sì. Devi vederla con questa ottica. Certo. E soprattutto lavorare sulla tua crescita personale, mm-hmm, per capire, prendere consapevolezza chi sei e dove vuoi arrivare, fondamentalmente. Mm-hmm. E perché? Perché l'artista comunica le proprie emozioni, racconta il proprio vissuto. È il segreto che dicono tutti, ma qual è il segreto del successo? Mm-hmm. Sta dentro di noi, ognuno ce l'ha dentro di noi. Chiaro. È che non siamo consapevoli e non sappiamo come tirarlo fuori. Certo. In realtà il processo del coaching, che io sono al mio vanto personale, è proprio quello di dire che Time Music è la prima agenzia in Italia specializzata in questa cosa qui. Non, mm-hmm, esiste in Italia. Non c'è altrove. Specializzata nella musica, no. Esiste il mental coach, che viene dallo sport,
Anche in altri campi molto aziendale, ma nella musica c'è, ma magari lo prendi come libero professionista a parte. Chiaro, chiaro, certo, certo. Ma nel seguirti nel processo di crescita e anche nell'acquisire delle competenze, che partiamo appunto dal coach, costruire un progetto che abbia una sorta di business plan, possiamo definirlo come tale. Sì. Ma in realtà è anche riduttivo, perché non è solo quello, è definire gli obiettivi artistici anche. Ok. E perché poi è definire anche qual è la tua produzione artistica. Quindi facciamo una piccola sintesi. Si parte da chi sei, certo, facciamo un lavoro interiore, certo, per stenderlo, buttarlo su carta, raggiungere l'obiettivo. Certo. E perché la scadenza è quello che fa la differenza, chiaro, diceva Walt Disney. No, no, certo, però è giusto darsi dei tempi, dei termini. Assolutamente, chiaro, è quello che definisce poi tutto. Mm-hmm. E poi metterlo in pratica, quindi dalla produzione artistica, dalla musica, e dall'aspetto visivo, quindi creare un'immagine e creare una strategia di comunicazione. Ok. Quindi legata a un aspetto di marketing, ma non solo. E si parte sempre da una strategia, però si parte sempre da un concetto che sta sempre alla base iniziale. Mm-hmm. Chi sei? Chiaro. A prescindere dalla tipologia di gruppo musicale, può essere banale, però a prescindere da questo, nel senso, ognuno che ha un messaggio che vuole estrapolare da sé, una serie di idee, di pensieri, di emozioni, eccetera, che sia cantante singolo, che sia una band, ha comunque bisogno di questo genere di percorso. Hai centrato il punto, il messaggio. Ad oggi si cerca sempre di copiare o di vedere quello che è un'emulazione, certo. Un'emulazione, proprio il fatto di dire, beh, sta funzionando questa cosa, lo faccio anch'io. Mm-hmm. No. Chiaro. Perché la vita non ti dà quello che tu vuoi, ma quello che tu sei. E sembra strano questo concetto, però in realtà è quello che fa la differenza. Mm-hmm. Nel momento in cui tu sai veramente chi sei, qual è il tuo valore, cosa hai da dire, cosa hai da raccontare, certo, e soprattutto come lo comunichi. Il concetto mio è proprio quello di dare una credibilità. Ok. Io parto sempre dal presupposto che non puoi piacere a tutti. È impossibile piacere a tutti. Certo, certo. E nel momento in cui tu decidi questa cosa qui e sei consapevole di questa cosa, però devi capire a chi puoi piacere. Mm. La gente per chi ti deve ascoltare? Che cosa hai da dire? Chiaro, chiaro. E il mio compito fondamentalmente è, io lo chiamo molto banalmente, è navigatore. Okay. Metti la destinazione, certo, e io faccio in modo di raggiungere il tuo obiettivo. Okay. Ovviamente ci vuole onestà intellettuale, ci vuole una crescita, ci vuole tempo. E come in tutti i business, o hai del tempo da dedicare, quindi ci metti più tempo. È un investimento poi, sì, certo. O semplicemente devi, per accorciare i tempi, investire dei soldi. La cosa bella che mi sta succedendo in questo momento con te, insomma, di fronte, è capire che si può parlare, la sorpresa, si può parlare di musica anche senza obiettivamente parlare di musica, è quello che sta succedendo. Quindi a maggior ragione nel rispetto di quella che è la tua visione poi della tua professione, Alessandro. È giusta la parte artistica, non meno importante è la parte imprenditoriale. Quindi seguiamo questa scia, seguiamo questo binario, dove ti si può trovare, Alessandro? Beh, su tutti gli store, sui social, certo. Sui social, perdonatemi. Certo, figurati. Perché tra l'altro è uscito oggi un mio artista, quindi store digitali. Ok, esatto, è un retaggio del tuo lavoro, pensa a te, ok, fantastico. In realtà su Facebook, Instagram, YouTube, uh-huh, sito internet www.timemusic.it, sì, info@timemusic.it. Infatti mentre lo stai dicendo vedi che c'è anche l'inquadratura con tutti quanti i tuoi contatti. Okay. Ti ho fatto la sorpresa. Va bene. Ok, dico anche il numero di telefono. Sì, vai pure. Okay. Fai tutto tu, vai. 340-525-7622 corrisponde, benissimo. Okay. Adesso andiamo avanti su questa scia, stiamo per arrivare alla fine della nostra intervista, ma c'è qualche progetto futuro, c'è qualche anticipazione che ci puoi fare rispetto appunto ai lavori che hai in cantiere? Bella domanda. Sto studiando una cosa che innovativa, che non voglio troppo svelare, però okay, è una cosa che può dare la possibilità a tutti, okay, di fare questa cosa, perché comunque Time Music è rivolta principalmente a artisti o band che vogliono fare questo di lavoro, certo, o per quantomeno diventare un hobby professionalizzante, cioè nel senso, la base sta sempre nel lavoro, quindi è una scelta. Faccio questa cosa perché mi fa stare bene. Okay. Parto da questo presupposto, certo, e continuo a farla. D'altra parte però c'è anche persone che magari non vogliono capire come funziona, ma anche ragazzi che magari non suonano qualcosa, ma cantano soltanto. Certo. Quindi c'è la possibilità anche di scrivere dei brani sulla base di quello che tu sei, che è una cosa molto terapeutica. Mm-hmm. E il concetto è proprio quello di dare la possibilità a tutti di entrare in questo mondo. Okay. Perché ha cambiato la mia vita, certo, e ringrazio
qualcuno dall'alto che certo. mi ha dato questa possibilità certo. non per e niente, voglio condividerla. E potrebbe essere anche che chi ci sta ascoltando possa rivedersi e quindi perché no sfruttare questo tuo navigatore, insomma. Che... E infatti è proprio questo, ovvio, per fare un certo tipo di lavoro finalizzato alla valorizzazione e monetizzazione ci vogliono delle competenze e ci vuole anche una voglia di farcela molto forte, la motivazione certo. fa tutto certo. però apro la porta a tutti perché credo che tutti devono avere la possibilità di poter provare a fare qualcosa per trovare se stessi e che ne so, magari iniziare a fare un lavoro anche per il futuro, chi lo sa. Certo, certo. Allora Alessandro, siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, però non è ancora finita del tutto perché, visto che vogliamo dare peso giusto, il giusto peso a quelle che sono queste dinamiche musicali, ma soprattutto qual è l'approccio del lavoro da parte del musicista anche in tutte queste sue sfaccettature, c'è un gioco che io metto in campo prima di salutarci noi, il messaggio dell'ospite Storytime. Quindi ti sfido simpaticamente a 30 secondi, 40 secondi nel fare un appello alle persone che ci stanno guardando, nel mandare un ulteriore messaggio di cose che fino a questo momento ancora non abbiamo trattato, semplicemente anche fare un saluto. Sei pronto? Vai. A te, microfono aperto, via. Allora, a tutti gli ascoltatori di Storytime, per tutte le persone che hanno una bomba interiore e che vogliono far esplodere la propria musica, contattateci perché siamo la miccia giusta per far accendere la vostra musica o talento interiore. Fantastico. Alessandro, è stato un piacere parlare con te, buon ritorno alla tua realtà e buon passo in questa direzione. Ti ringrazio, gentilissimo. Alla prossima. Quindi salutando Alessandro Vigo di Time Bomb Music, vi ricordo che ogni registrazione audio, ogni intervista audio la trovate nella piattaforma radiofonica di Radio Canale Italia. Da Marco Ferraro Speaker è tutto. Un grande abbraccio e come sempre, con musica o anche no, da dentro, vi rimando al prossimo incontro. Ciao ciao! Storytime, Evoluzione Radio.